Signori, oggi andremo a preparare la pizza del maestro Gabriele Bonci. Guardate qua che spettacolo. Questa l'ho preparata con burrata, pomodorini, gialli e rossi semidrai di carbone, pesto di pistacchio di Bronte, dell'azienda Bacco. Andiamo a vedere la ricetta. Primo passaggio, quindi, andiamo a sciogliere 5 g di lievito nell'80% dell'acqua considerata. Secondo passaggio, aggiungiamo alla farina l'acqua tiepida con il lievito sciolto. E lasciamo assorbire l'acqua dalla farina per almeno 15 minuti. Trascorsi 15 minuti e una volta che è stata assorbita l'acqua, iniziamo a mescolare. Aggiungiamo poi la restante parte dell'acqua. E continuiamo a mescolare. Ovviamente fin quando l'acqua non sarà stata completamente assorbita. Aggiungiamo quindi 20 g di sale all'impasto e continuiamo a mescolare fin quando anche il sale verrà completamente assorbito. Una volta che anche il sale è stato inglobato, andiamo ad aggiungere 20 g di questo fantastico olio d'oliva extravergine delle Tenute Fratelli Moscato. E andiamo ancora a mescolare o ad impastare a mano, come preferite. Dopo aver lavorato il nostro impasto per una decina di minuti, si presenterà così, un po' grumoso e non omogeneo, ma non è un problema perché i grumi verranno assorbiti dalla lievitazione. Abbiamo trasferito l'impasto in una ciotola capiente ben oleata e lasceremo lievitare coperto con pellicola per un'ora. Dopo un'ora di lievitazione a temperatura ambiente, eccolo qua il nostro impasto. Adesso andremo a fare dei giri di pieghe. Abbiamo messo quindi l'impasto su di un piano di lavoro sul quale abbiamo versato anche dell'olio e adesso andiamo a fare il primo giro di pieghe. Dopo aver fatto il primo giro di pieghe, copriamo con la ciotola e lasciamo lievitare per 20 minuti. Dobbiamo ripetere questa procedura per 3 volte. Dopo 20 minuti di lievitazione andiamo a fare il secondo giro di pieghe. Dopo il secondo giro di pieghe, ricopriamo di nuovo con una ciotola, questa volta più grande perché ci servirà per dopo, e lasciamo nuovamente lievitare per altri 20 minuti. Dopo altri 20 minuti, ecco come si presenta il nostro impasto, pronti a dare l'ultimo giro di pieghe. Dopo il terzo e ultimo giro di pieghe, copriamo nuovamente con la ciotola e lasciamo lievitare per altri 20 minuti. Eccoci qua, dopo gli ultimi 20 minuti abbiamo trasferito l'impasto in una ciotola di vetro ben oleata e si presenterà così. Guardate, più omogeneo, più liscio, quindi con meno grumi. Abbiamo coperto con pellicola trasparente e lasceremo maturare nella parte bassa del frigorifero dalle 12 alle 24 ore. Eccoci qua, dopo 24 ore il nostro impasto
È super lievitato, ragazzi, sembra una bomba che sta per esplodere. Adesso lo lasceremo stemperare a temperatura ambiente per mezz'ora. Eccoci qua, dopo 30 minuti abbiamo levato la pellicola ed eccolo qua il nostro impasto. Guardate qua. Ma che sono queste bolle, ragazzi? Abbiamo quindi trasferito l'impasto su un piano di lavoro infarinato. Ed è arrivato il momento di realizzare i panetti, ognuno da 350 grammi. Abbiamo quindi poggiato sul nostro piano di lavoro una pellicola trasparente. Prendiamo il panetto da 350 grammi, andiamo a fare delle pieghe in questo modo. Lo poggiamo sulla pellicola e chiudiamo così. Dopo aver preparato i panetti, li lasceremo riposare a temperatura ambiente fino a quando andremo a stenderli su teglia, quindi circa un'ora prima della cottura. Eccoci qua, un'ora prima di infornare andiamo a stendere i panetti in teglia. Abbiamo quindi steso l'impasto in teglia e adesso lasceremo lievitare per un'altra ora prima di infornare. Facciamo cuocere in forno statico per 10 minuti senza condimento al massimo della temperatura, nel nostro caso 275 gradi. Dopo averla farcita, in questo caso abbiamo fatto una bella margherita. Andiamo ad infornare per altri 10 minuti, sempre a forno statico. Eccola qua, signori, la nostra prima pizza di stasera. Una bella regina margherita. Eccolo qua il risultato finale. Guardate qua, signori. Ma che spettacolo è? Eccola qui, signori, la seconda pizza di questa sera con burrata, pomodorini gialli e rossi semitrai di carbone e pesto di pistacchio di Bronte di Bacco, direttamente da Bronte.